Uè ragazzi e bentornati! Oggi con un semplice video vi mostrerò quali sono i migliori metodi per questa season per farmare i biglietti Mettiti in Marcia e vi consiglierò anche il motivo per cui è meglio tenerseli. All'inizio di questa season in molti giocatori si sono trovati perplessi per quanto riguarda i contenuti presenti su Salva al Mondo. Va bene, hanno aggiunto l'armadietto, le emoticon, gli spray eccetera eccetera, ma comunque non abbiamo avuto quello che cercavamo. Non abbiamo avuto incrementi per quanto riguarda le ricompense nelle zone alte di Montespago, non abbiamo avuto una storia di Montespago, non abbiamo ancora un bel endgame. Insomma, ci sono tante cose che gli utenti in genere preferiscono rispetto a questi eventi un po', possiamo dire, perditempo per far campare un po' così il gioco con quello che capita. Però voi ricordatevi che appunto gli aggiornamenti migliori per quanto riguarda Salva il Mondo non arrivano a inizio season, ma bensì durante la stagione. Infatti Magist, moderatore del Reddit, ha già spoilerato qualcosa. Innanzitutto, come tutti noi ben sapremo, ci sarà un nuovo set di armi che verrà con la patch 10.20. Perciò al massimo 2-3 settimane, raga, non dovremo neanche aspettare tantissimo. Il mio consiglio qual è? Ovviamente il mio consiglio è quello di tenervi tutti i vostri biglietti. Allora, guardiamo bene i lama che ci sono adesso. Non hanno ricompense importantissime, ok che hanno le armi tubo vuoto eccetera eccetera, ma queste ormai sono anche ottenibili dal registro. Non possiamo sapere il prossimo set quanto sarà grande, quanto tempo comunque avremo per cercare di ottenere tutte le armi, quante varianti avranno queste armi qui, e soprattutto anche gli eroi ci saranno. Quindi il mio consiglio qual è? Ovviamente questi lama che ci sono ora, ripeto, non sono indispensabili, cioè al massimo che trovare qualche superstite in più, qualche arma qua e là, diciamo che più di questo non possiamo puntare. Però col nuovo set dovremo appunto puntare a ottenere tutto il prima possibile per cercare di provare appunto tutti i contenuti della nuova season, del nuovo set Mettiti in Marcia. Ci sono un sacco di ragioni che mi spingono a fare questo video e avvertirvi, come ogni season, della transazione dei nostri biglietti. Questo perché, ricordatevi una regola fondamentale: i vostri biglietti valgono per tutta la season. Ciò vuol dire che quando l'evento cambia durante la season, i vostri biglietti valgono anche per il prossimo evento, per aprire i lama che verranno appunto messi nella patch 10.20 in questo caso. I biglietti non si convertono appunto a cavallo tra una season e l'altra. Come abbiamo visto, tra la season 9 e la season 10 i nostri biglietti avanzati sono stati convertiti appunto in lama fantascientifici, vi ricordate? Ecco perché in questo video io vi sto consigliando, raga, di non spendere biglietti per questi lama, perché prima, ok, avevamo i lama fantascientifici, era una cosa nuova, farmavamo da FK nelle wargames e in più stavano per uscire anche i lama compleanno, perciò dovevamo per forza aprirne un po' fantascientifici e tenercene un po' anche per il lama compleanno, dovevamo un po' calibrare. Ma a questo evento no, raga, io ne ho aperti un paio, tra cui uno per sbaglio, e non voglio che voi facciate il mio stesso errore. Quei biglietti che riuscite a farmare, assolutamente teneteveli e conservateveli per la patch 10.20. Parliamo adesso per quanto riguarda il metodo per farmarli questi biglietti. Il migliore sicuramente giocando il nuovo evento. Vi darò anche dei motivi in più. Innanzitutto è possibile farmare i biglietti giocando, divertendosi, ok, quello sempre, e soprattutto senza investire le nostre vere risorse. Cioè, noi giocheremo con le risorse che troveremo appunto in partita, in quanto non possiamo craftare i nostri progetti, possiamo craftare solamente le trappole, ma ovviamente dovremo cercare le risorse in giro. Ecco, noi non investiremo materiali nostri personali, ma allo stesso tempo avremo modo di affrontare la missione, di affrontare l'evento, di giocare insieme ai nostri amici, di divertirci, soprattutto di farmare un sacco di biglietti, oro e stravantaggi. Questo perché ci sono tante missioni ripetibili che è possibile che accumuliamo durante la missione e farmiamo un sacco di biglietti. Quindi io vi consiglio veramente, investite più tempo in questo evento, giocatelo, tanto è anche divertente con quei piccoli minigiochi, cercate di vincere le vostre partite e nel frattempo che migliorate sia la vostra strategia su Salva al Mondo sia questa strategia per quanto riguarda questo evento in particolare, allo stesso tempo farmerete tutto ciò che vi serve per il prossimo evento e non solo. Se non avete amici con cui affrontarla, avete due alternative: o entrare nel mio server Discord che trovate in descrizione, oppure semplicemente affrontarla in pubblica. Anche in pubblica comunque andrà benissimo per farmarci i nostri biglietti e allo stesso tempo metterci alla prova con tante strategie diverse. Perché dico diverse? Perché in pubblica ognuno ha la propria build e ti devi adattare a quello che hanno gli altri. Non potrai comunicare, non potrai far nulla, dovrete semplicemente adattarvi. È una challenge anche quella, credetemi. Comunque, anche
anche fallendo la missione otterremo delle belle ricompense. Riuscendoci daremo modo agli incarichi ripetibili di completarsi e bustare di tanto i biglietti. Però ricordatevi che anche fallendola otterrete una bella somma di biglietti. La season 10 comunque riserva ancora un sacco di sorprese, secondo me. Dobbiamo vedere ancora le mimetiche su Salva il Mondo, i picconi e tanta altra roba. Non è ancora confermato al 100% che tutte queste introduzioni saranno fatte nella patch 10.20, ma se andate a vedere tutte le patch passate, tutte le introduzioni principali che abbiamo avuto nelle season su Salva il Mondo sono sempre state più o meno nella patch .20. Nella 9.20, nella 8.20 è sempre stato anche così, già dalla patch 4.20 delle Perk Legacy, se ci pensate. Quindi dovremo sempre aspettare questa patch. Dunque raga, per il video di oggi era tutto. Io spero di essere stato il quanto più chiaro possibile. Ricapitolando da capo, vi consiglio assolutamente, fate quante più volte possibili questa modalità, perché si farmano un casino di biglietti in pochissimo tempo. Se ci pensate, possiamo farmare più biglietti nel tempo delle Wargames AFK. All'epoca farmavamo quei 118 biglietti ogni quarto d'ora, più o meno 20 minuti facciamo tra la lobby, rifarla e rientrare. In questa challenge più o meno 10-15 minuti riusciamo a fare anche più biglietti di quanti ne facevamo con le Wargames. Se avete ulteriori domande vi invito a scrivere un commento, risponderò a tutti quanti come sempre. Raga, per il video di oggi è tutto, noi ricordate che ci vediamo domani. Bella bella!